Benvenuti al secondo incontro di Lua e vedremo sempre con report.it di fare alcuni esempi interessanti che possano aiutarvi a capire come funziona Lua. Ora, io lo farò queste cose su un mio foglio REPL già scritto, quindi torniamo a REPL qua e andiamo su i miei appunti e li esploreremo un pochino per volta. Okay? Quindi questa qui sostanzialmente è la prima lezione un po' interessante del corso di Lua. Abbiamo visto che possiamo assegnare dei valori a delle variabili e non abbiamo visto, ma ve lo faccio vedere, che è possibile scrivere degli appunti mettendo due trattini. Questo è un commento. Quindi questo è il nostro programma. Il programma è composto da istruzioni operative e da dei commenti. I commenti spesso aiutano a capire che cosa fanno le istruzioni che noi gli diciamo. Ora, per programma si intende normalmente una sequenza di istruzioni, quindi istruzioni sono questa assegnazione in cui metto un valore dentro una variabile. Oppure anche dei calcoli o molto di più. Insomma, adesso vediamo in questa lezione facciamo soltanto le variabili, le assegnazioni e le stampe. E poi il resto lo facciamo nelle prossime puntate. Qual è la differenza fra l'interprete che vedete sulla destra e il programma sulla sinistra? L'interprete è una console in cui voi scrivete qualche cosa e la console lo valuta mentre state scrivendo. Quindi ho scritto 1, invio e lui mi fa il calcolo. 1 quanto vale? 1. Io posso anche fare dei calcoli complessi, quindi 9 per 23 e ottenere il risultato. Oppure posso anche chiamare, vedete, la matp. Matp, mat è un modulo di Lua che contiene diverse istruzioni matematiche e gli sto chiedendo quanto vale pi greca. Qui non posso fare delle cose molto complicate. Per poter fare cose complesse occorre scrivere dei pezzi di codice successivi dentro un programma e questo lo facciamo sostanzialmente in questa parte di sinistra. Adesso all'inizio è un po' equivalente lavorare a sinistra su un programma oppure lavorare a destra sulla console. Quindi cominciamo molto semplicemente a dire quali variabili abbiamo a disposizione. Allora, cos'è una variabile? La variabile è qualche cosa che può variare, quindi v è una variabile, v può valere 1, ma scusate, v può valere 1, ma allo stesso tempo può valere anche dopo un po' posso cambiarla e mettergli anche un secondo valore. Quindi a una variabile possiamo dargli un valore numerico, per esempio 1, anche un numero con una virgola, che però qui si esprime col punto decimale, quindi 1.12. Qui se scrivo v vale l'ultimo valore che gli ho messo. E posso anche mettere dentro una variabile dei valori cosiddetti stringa. Quindi posso dire A è una variabile A e dentro A ci mettiamo una stringa. Le stringhe iniziano con doppi apicetti, quindi con l'apostrofo doppio, le virgolette sarebbero, e gli mettiamo ciao. Quindi a questo punto se facciamo A, vedete che mi fa vedere il suo valore, ciao. Quindi variabili sono finite così? No, in realtà di variabili ce ne sono anche altre. Oltre alle stringhe, abbiamo anche la possibilità di avere delle cosiddetti valori veri, falso, booleano. Quindi possiamo dire che un booleano B è uguale a true. Quindi se facciamo B, vedete che vale true. Posso anche dire che una variabile booleana B gli posso mettere true con la T maiuscola e vedete che in questo caso lui non ha capito che cos'è perché i valori da segnare veri e falsi sono true minuscolo
oppure false. Quindi B può essere anche false, e a questo punto B vale false, però tutte le espressioni, per esempio scritte così, conducono a un B sbagliato. Quindi fate attenzione quando usate questo genere di variabili, cioè il booleano, a scrivere sempre true e false nel modo giusto. Ci saranno, ma poi lo vedremo molto meglio in una lezione a parte, un tipo di dati strutturato che è molto importante in Lua, che sono le cosiddette tabelle, table. Le tabelle sono definite fondamentalmente da una graffa e sono dei costrutti, facciamo T, chiamiamo T una tabella, sono dei costrutti che contengono potenzialmente di tutto dentro. Quindi per esempio noi possiamo fare una tabella che contiene la scheda anagrafica di una persona, quindi possiamo dire che è una tabella in cui il nome vale Salazar, e poi possiamo mettere il corso uguale Lua, chiusa graffa. Questa tabella è importante, vedremo, perché può contenere delle informazioni e possiamo estrarre queste informazioni. Se facciamo T dice che solo che è una tabella, ma se facciamo T.name vedete che c'è il Salazar e T.corso Lua. Queste tabelle possono contenere anche degli array, o possono contenere dei record, possono contenere un sacco di cose. Ripeto, lo vedremo a suo tempo. Allora, il primissimo programma che vediamo è un programmino che in sintesi carica dei valori e poi li stampa. Quindi, come facciamo a stampare dei valori? Usiamo, nei programmi usiamo l'istruzione print. Quindi cosa vuol dire questo? Che se io voglio costruire un nuovo REPL, quindi più o meno quello che farete voi, facciamo un nuovo REPL in Lua, quindi mi viene un REPL vuoto, e qui il vostro compito sarà quello di cominciare a scrivere un'espressione in cui scriverete il vostro nome e lo stamperete, quindi passando da una variabile. Quindi il vostro nome, potete scrivere nome uguale, e qui potete mettere Salazar Stenvag, e a questo punto fate print di nome. Okay? Questo è il primissimo programma che facciamo, che stampa il vostro nome. Quando faremo run di questo oggetto, vedete che nome uguale Salazar Stenvag, dunque run, direi che c'era una X qua, quindi in realtà dobbiamo fare così con le parentesi tonde. Ok, vedete che è sparito il simbolo di errore, quindi facendo run vedete che mi ha scritto il mio nome. Quindi vedete, dovete fare attenzione a usare nel caso del print proprio il vostro nome. Un altro esempio che vi si chiederà, che vi potrebbe essere chiesto, è di fare dei calcoli. Per esempio possiamo stampare, e poi qui possiamo scrivere il valore di, e gli mettiamo una variabile, quindi v, che vale ad esempio 3,14, quindi il valore di v, e poi gli mettiamo V. Okay? Quindi cosa ci aspetteremo? Che a questo punto qui stampi il nostro nome e poi stampi questa stringa, il valore di V, e poi al posto di V metterà 3,14. Quindi facendo run ci aspettiamo di vedere qua il vostro nome e cognome e poi il valore di V è,
e poi 3,14. Se vi ricordate, prima vi ho detto che se vogliamo proprio pi greca è meglio chiedergli mat pi. Quindi se v mat pi, il valore di v è, eseguendo questa cosa, vedrete che ci dà un pi greca preciso a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 cifre decimali. Vedete che c'è una distanza fra la prima stringa e il valore che stiamo stampando dovuto alla virgola. Se volete farlo tutto attaccato, mettiamo uno spazio, però è troppo attaccato, non va bene, dovete usare il punto punto. Punto punto attacca insieme due valori. Facciamo un run di questo, vedete che il valore di V è 3,1415, eccetera, eccetera. Quindi questo è la primissima cosa sulle variabili e sull'uso di print per vedere il contenuto delle variabili. Adesso vedremo poi nella prossima lezione, incontro, come organizzare invece queste variabili all'interno di quelle che saranno le funzioni. Ci vediamo fra poco.